Amici di Houses in Piedmont, oggi siamo nel Monferrato, sulle colline astigiane. Voglio proporvi questa fantastica proprietà, un ex maneggio, oggi trasformato in attività agrituristica con le camere e gli alloggi indipendenti per gli ospiti. C'è il ristorante con una parte sia all'aperto che chiusa, la piscina, la casa dei proprietari dove attualmente vivono e tutto il terreno circostante. Ma seguitemi e iniziamo a vedere nel dettaglio. Venite con me. Allora, siamo arrivati dalla prima struttura. Qua troviamo il parcheggio con i vari alloggi, la propria area privata. C'è una cucina comune da quella parte con griglia, barbecue, indipendenti, proprio per gli ospiti. Accesso poi al giardino area relax con piscina. Proseguiamo. Siamo dall'area verde. Potete vedere sono gli sdrai, c'è un'area un po' più sopraelevata con le cabine per cambiarsi, un'area adiacente alla piscina. Potete vedere il bar con tavoli all'aperto, tavoli al chiuso. Diciamo che è un'atmosfera ideale se volete rilassarvi. Qua c'è la casa dei proprietari dove attualmente risiedono, parliamo di una metratura di 350 metri e da questa parte c'è il ristorante. Benvenuti nel ristorante. Se il ristorante vi sembra familiare è perché è stato protagonista di una puntata di Quattro Ristoranti con Alessandro Borghese. Il primo concorrente in gara, la sua osteria è in cima a Briccofiore, un posto magico, il rifugio di Daniela, l'eremita. Se la proprietà vi interessa, cliccate nel link qui sotto e troverete tutte le informazioni. Mettete un mi piace, come sempre, al filmato e iscrivetevi al nostro canale. Per voi è gratuito e per noi è fondamentale.